Oggi siamo qui in Piazza Leduse a manifestare contro il genocidio che sta accadendo in Tigray contro la popolazione tigrina. In questo momento ci sono due eserciti nazionali, l'esercito eritreo e l'esercito etiope, entrambi concentrati insieme ad altre milizie regionali nella piccola regione del Tigray, che rappresenta una minoranza etnica del 6% rispetto a una popolazione di 110 milioni di abitanti. In questo momento stanno compiendo un vero e proprio genocidio. Stanno decapitando bambini, stanno stuprando donne, stanno sventrando donne incinta e la comunità internazionale è completamente ferma. Non fanno nient'altro che comunicati stampa, ma questo non sta servendo a bloccare la carneficina che sta andando avanti, si sta portando avanti nel nostro paese. In questo momento non arrivano aiuti umanitari da più di 50 giorni, una regione che già prima della guerra dipendeva dagli aiuti umanitari, e praticamente con le Nazioni Unite hanno definito quello che succede in Tigray una vera e propria catastrofe umanitaria. Il problema è che nessuno si sta interessando a questa cosa e mi sembra molto chiaro che i governi europei inizieranno a interessarsi di questa catastrofe solamente quando migliaia, decine di migliaia di migranti arriveranno nelle sponde italiane. Comunque noi siamo qua come comunità tigrina e cerchiamo di far sentire la nostra voce, ma il lavoro più grande dovrebbero farlo i politici, le commissioni estera e il ministro degli esteri, che in questo momento sono stati in silenzio e non hanno aperto bocca su quello che sta succedendo in Tigray. È una vergogna.